all'aria aperta, sempre per fare la spesa. Non faccio le interazioni che fanno altre persone, anche perché offro altri contenuti e non mi interessa delle interazioni. Papà non vive di Instagram. Molti di voi mi avete scritto: ma che fine ha fatto questi giorni? Ti ho visto su Instagram, tu sai che stai a fare. Stavo tranquillo, fra, con mia moglie e mio figlio, perché c'ho una famiglia, mi sono creato una famiglia in tutto ciò. In tutto ciò, storie e storielle, io mi sono creato una famiglia. E va, posso dire una cosa, regà? Siete in tantissimi che mi scrivete, ve la prendete, vattela a pià con quello, vattela a pià con quell'altro, questo è esagerato, questo ha fa... Nessuno ha esagerato, fra. Sono tutti innocui. Sono tutte storie Instagram, ragazzi. Io vi dico soltanto una cosa. Anche se stavo commettendo l'errore un po' di tempo fa perché ero un po' nervoso, magari una giornata. Io vi dico soltanto una cosa. Io non me la pio con chi ha dei problemi. Lo dico subito. Io con le persone che hanno problemi evidenti, che non stanno bene, io non me la prendo. Potete fare quello che vi pare, fate le storie che vi pare, a me comunque mi arrivano i follower, perché a me comunque senza fare un cazzo mi arrivano i follower, ma io non me la prendo con chi ha dei problemi, non sono quel tipo di persona. Sbagliate se pensate questo. Papà insulta, lo fallo vedere, fagli vedere. Non faccio vedere un cazzo, anche perché che cosa faccio vedere su Instagram? Vince chi manda a fanculo più forte, chi strilla di più. Qual è il problema? Io sto tranquillo. Io non conosco nessuno. Io queste persone qua non le conosco. Non so perché sono così importante per loro. Forse perché sanno la storia mia. Forse perché io sono una storia e c'ho una cultura. E questi non c'hanno né arte né parte, ragazzi. Io ve lo ridico, diffidate dalle imitazioni. Ve lo ridico un'altra volta. E sappiate che Pappa non risponde a chi ha dei problemi, non insulta a chi ha dei problemi, non infierisce, non infierisce. Anche perché si vede da lontano, si vede proprio alla ricerca disperata di attenzioni, di cose. Non mi interessa. Fate quello che vi pare. Fate quello che vi pare. Pappa se sta tranquillo così. Va bene. Ho fatto questa diretta per dirvi questo, perché mi state scrivendo tantissimi tutti questi giorni. Io sono stato tranquillo questi giorni, ho giocato alla PlayStation a casa, sono stato con mia moglie e mio figlio. Vedo che mi sopportate tutti, che tutti quanti mi volete bene, anche se siete di meno, mi volete bene e mi basta questo, non mi interessa perché sapete tutto. Basta, non c'è niente da dire, niente da fare. Una cosa ve la posso dire, io se vedo una persona che non sta bene e che effettivamente vive una situazione di disagio, di disagio, va bene così, non vado a infierire, fra, non vado a infierire, è già infierito la vita, ti ha fatto abbastanza male, quindi sto a posto così. Un bacio a tutti, ragazzi.